guarda che l'onda era 50 metri, 100 sopra la testa. Ti ho guardato così, sta roba, una roba immensa. E niente, siamo scappati dove si poteva, insomma. Lì è stata una notte orrenda. Ero a letto con mia nonna e mio zio da giù chiamava che veniva giù il TOC e in un attimo è partito tutto e io sono rimasta sotto le macerie con mia nonna. Con mia mamma purtroppo non è stata più trovata, né allora né mai. Al 60° anniversario, quindi un anniversario molto importante di una tragedia che ha segnato profondamente la nostra zona. È una storia che si sapeva benissimo fin dall'inizio che sarebbe stata una grandissima tragedia, si sapeva benissimo come sarebbe andata perché è stato denunciato tantissime volte da tutti quanti, da tantissime persone, giornalisti, le persone locali, eccetera, e non si è fatto niente per prevenirla, anzi si è forzato la mano perché alla fine succedesse. Il workshop era stato impostato visitando i luoghi simbolo, quindi chiaramente la diga, il cimitero monumentale, Erto e Casso, i paesi colpiti, Longarone, e quindi andando a ripercorrere la storia di questa tragedia. Oltre ai luoghi, la cosa molto molto bella è stata quella di poter avere la fortuna di intervistare alcuni superstiti, e quello è stato un momento, credo, per tutti i partecipanti, il momento fondamentale del workshop, il momento più bello dal punto di vista emotivo, più forte e anche più drammatico. Io sono nata qua su una panca di queste. Mia mamma mi ha proprio partorito. L'unica che era andata di sopra era mia mamma, ma perché continuava a tremare come un terremoto e tutte queste scosse, tutte queste scosse. Mia mamma a un certo punto è scesa. Madonna, l'ha detto, qua trema tutto, qua. E di fatto tremava per un motivo. Viene giù il TOC, tutti usciti di corsa, logico, eravamo tutti qua. Siamo usciti e abbiamo visto tutta la scena. L'unica che è rimasta, che l'ha vista, sono me. Purtroppo. La gente più anziana di me, perché io avevo 15 anni, ha iniziato a cercare anche di notte, ma non c'era niente, paura di tornare in casa. Ci siamo messi su un colle e i grandi hanno acceso un fuoco, hanno preso chi era da casa meno adagiata delle coperte e siamo stati là tutta la notte. La mattina ha ripreso a cercare quelli che mancavano. Io ho trovato mio fratello giù, era là, l'onda l'aveva portato laggiù, mia mamma lo stesso, che non era irriconoscibile, tutta nera, non era tutta nera, nera, in ospedale non la conoscevo neanche più, ho preso paura. I mesi prima li so solo che mia mamma mi scriveva che franava la strada, che tremava sempre la terra, che veniva giusto TOC, però io non ero qua, io ero arrivata la sera prima che è successo. Pensiero che si poteva evitare ancora peggio. Quello è il peggio di tutta la situazione, ma insomma, siamo qua. Sono ancora viva. Forte. Le forti sì, ma. Perché io avevo quasi 9 anni e pensavo di dover morire perché non sentivo nessuno, sentivo solo l'acqua che si muoveva nei sassi e avevo tanto freddo e mi faceva un po' di pipì addosso perché avevo tanto freddo. E poi sentivo mia nonna non era morta e la sentivo che pregava che stava per morire. Sì, di fatto è morta dopo. E io trattenevo il fiato perché volevo morire subito, ma. L'evoluzione dell'onda, voi la conoscete, ve l'avranno detto, no? Frana che cade, velocità, lo dicono tutti i testi, 90 km all'ora, il sollevamento di una gigantesca onda che poi si divide, parte viene verso di noi, eccetera, eccetera. In quella sera ho lasciato la mamma e i nonni e sono andato al bar. All'ora fatidica è scoppiato questo finimondo. Il bar è imploso su se stesso. Questo rumore non lo sentivi dalle orecchie, ma usciva dalla terra, ti entrava tra
tentare dai piedi, ti entrava in corpo fino a farti scoppiare la testa. Era un incubo che quasi tutte le notti ti viene a trovare. Pensavo allo sgretolamento della diga e ai 160 milioni di metri cubi di acqua all'interno di questa diga che probabilmente sarebbero usciti. Vedo le luci di Longarone sparire come fossero state mitragliate. E lì sono stato investito dalla prima ondata, che era di vento. Un vento che ti strappava la pelle, non ti faceva respirare, ti entrava dal naso, dalla bocca, dagli occhi, da tutte le parti. Mi ha denudato dalla cintura in su e mi ha sollevato questo vento e mi ha riportato da dove arrivavo. Piano piano, scavalcando, siamo arrivati a tiro di torcia, dove era la mia casa. Abbiamo guardato, la casa non c'era più. Io quando racconto questa storia, questi aneddoti, li suddivido in tre momenti. Il prima, quando la Sade si era impadronita del territorio e volevano costruire questa diga, e i contadini dicevano: ma siete matti, il Monte Tocco è una montagna marcia, non si può. Il momento, cioè il dramma, quello che ho raccontato, e soprattutto il dopo per conto mio è stato più traumatico, più drammatico degli altri due aspetti, perché i morti del dopo non si raccontano mai. Io quella gente del dopo li ho visti autodistruggersi uno dopo l'altro, tragicamente. Chi dal dolore, chi dalla rabbia, chi per suicidi anche. Nel giro di qualche anno li ho visti autodistruggersi. E qui morti là dove li mettiamo? 1910 quella notte, tra i quali 702 riconosciuti, 740 corpi straziati, sepolti senza nome, e più di 420 mai ritrovati. Antonio Carrara, presidente dell'Ente Parco Naturali delle Dolomiti Friulane. Qual è il ruolo dell'Ente Parco nel preservare la memoria e la consapevolezza della tragedia del Vajont? Allora, noi già dal 2008 abbiamo fatto una convenzione sia con Enel sia con Fondazione Vajont e gestiamo il sito della diga del Vajont. Gestiamo insieme alla fondazione e insieme anche alle Pro Loco e l'Ecomuseo Continuità di Vita di Erto. Lo gestiamo noi e non è una cosa facile da gestire. La diga del Vajont è il secondo, forse il terzo, ma forse il secondo posto più visitato del Friuli Venezia Giulia dopo il castello di Miramare. Negli anni precedenti al Covid, che abbiamo dei dati certi precedenti al Covid, ma adesso stiamo riprendendoci, ecco, avevamo circa 60.000 paganti che pagano per passare sul coronamento della diga. Queste persone non vanno da sole sul coronamento della diga, ma il parco si occupa anche con le proprie guide e con i formatori della memoria a portare queste persone a spiegargli cosa è successo 60 anni fa, cosa era prima e cosa è successo, insomma, ecco. Consigliere, lei è parte della protezione civile di Erto? Sì, noi siamo 35 più o meno e facciamo molte attività, nel senso che anche adesso che c'è l'alluvione giù in Emilia Romagna, alcuni sono andati giù, siamo molto attivi sul campo e veramente in qualsiasi ambito. Poi facciamo anche degli interventi assieme alla forestale proprio per mantenere il territorio, comunque in periodi magari di siccità dove può capitare qualche incendio. Siamo i primi ad essere sul posto con le squadre antincendio, AIB, e quindi siamo molto molto attivi, ci teniamo al nostro territorio anche perché comunque dal disastro all'alluvione del 66 e al terremoto, diciamo che la protezione civile può dirsi nata nel Friuli Venezia Giulia.
Siamo qui con Lisetta, guida del Parco delle Dolomiti Friulane. Buongiorno. Ci sono molte scolaresche che vengono in tantissime, visita. Tantissime, diciamo tutto l'anno, da ottobre fino a maggio. Questo proprio è il periodo più intenso, da marzo fino a maggio abbiamo quasi ogni giorno numerose scolaresche, bambini di tutte le età, ragazzi e poi anche studenti delle università, rimangono molto impressionati, qualcuno anche troppo. Mediamente comunque l'attenzione è sempre molto alta perché è una storia così toccante e anche i ragazzi apparentemente più così spigliati, diciamo, hanno un attimo di rallentamento quando sentono questa storia. Ma il Vajont, per come l'ho conosciuto io, mi fa venire in mente due cose. Il disastro in cui ero bimbo era qualcosa di molto impressionante, colto come può cogliere un giovinetto poco addentro alle cose del mondo. E un secondo momento che era legato al nome di un'aula, famosa aula Vajont dello UEA, dove ho studiato, che è stato il luogo in cui questa esperienza Vajont, per quanto riguarda la progettazione architettonica e urbana, ha preso corpo. C'era questa stanzetta in alto dove Samonà, alla guida dei suoi adepti giovani architetti, aveva costruito questa risposta all'epoca indirizzata verso la ricostruzione, diciamo, e il cambiamento necessario conseguente alla ricostruzione. C'erano molte leggende rispetto a questo luogo e a questa operazione, perché coincideva anche con una sorta di passaggio generazionale. C'erano i giovani Smerani, Polsello, Mattioni, Tardi, che erano lì lì per costituire il gruppo architettura, e questo gruppo architettura aveva come focus gli studi urbani e territoriali. E Samonà aveva scritto, quasi in coincidenza o negli stessi anni, un libro che si chiama L'urbanistica e l'avvenire della città europea. Quindi Vajont mi sembra che sia ancora, anche a distanza di tantissimo tempo, una questione aperta su cui riflettere, che poi in uno strano gioco di specchi evidentemente richiama altri disastri, anche quelli più recenti, pensiamo all'Emilia Romagna o altro, no? Dove diciamo, la condizione contemporanea si misura continuamente con questa situazione di emergenza. Il cambiamento climatico oggi è una certezza, sono alcune delle conseguenze del cambiamento climatico che vanno invece descritte in termini di rischio. Se si guarda l'andamento delle temperature negli ultimi 20-30 anni, è evidente che stiamo vivendo un innalzamento di queste temperature senza precedenti. Di per sé questo non basta per dire che la causa siamo noi, ovvero che il cambiamento climatico sia causato dalle attività umane, sia antropogenico, ma i modelli sviluppati in climatologia ci consentono invece di attribuire questo innalzamento all'attività umana, ormai senza più ragionevoli dubbi. Quello che ci interessa di più è la temperatura che subiamo giornalmente, ed è lì che entra piuttosto in gioco la questione della probabilità e del rischio.